un'amministrazione deve svolgere. Deve svolgere su più fronti, sul fronte della prevenzione, attraverso azioni di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, ma soprattutto appunto dei giovani, in modo che possano acquisire quel senso di responsabilità che deve sempre accompagnare le azioni individuali dei cittadini. Parlare di dire che è giusto pagare le tasse e per pagare non pagare, ok? Il problema, secondo me, per impostare un'evoluzione tale da cui potete tecnico è chiedersi, ma per quale, da dove salta fuori l'idea che le tasse sono giuste? Perché? Allora, purtroppo, oggi in Italia, però non è soltanto un fatto in italiano, c'è un universo morale di valori che supporta l'evasione fiscale. E quindi conviene sempre non pagare, ok? Se io penso che gli altri pagheranno. La teoria dei giochi dice che se i giocatori sono razionali e guardano il proprio interesse, sceglieranno tutti di non pagare. Quindi il bene pubblico sarà zero. Il private non paga mai. Okay? Il cooperatore guarda più al payoff, quindi al guadagno collettivo, piuttosto che al guadagno individuale, quindi versa sempre. I reciprocanti sono dei giocatori mutanti, cioè cominciano cooperando. Poi se si accorgono che gli altri non pagano, smettono di pagare. Ma non smettono di pagare perché sono fondamentalmente disonesti, smettono di pagare perché reagiscono negativamente al fatto che qualcuno non contribuisce, e non pagare è il loro modo per punire gli scrocconi. Puniscono gli scrocconi non pagando più, ok? E di fatto puniscono anche però se stessi il gruppo. Non può cooperare, è una scelta di libertà, perché il cooperatore sceglie liberamente di non guardare al proprio interesse, ma di rischiare per l'interesse degli altri. È una scelta di responsabilità, perché il cooperatore che dà i suoi 2 euro, in fondo dice se nessuno, mentre lo scroccone, poi ho visto che tu non sarei più scroccone, okay? Però mentre lo scroccone dice vabbè, ma io penso che gli altri pagheranno, il cooperatore dice beh, ma però se nessuno paga, e questo significa dire che i miei 2 euro sono la garanzia sono un pezzo che è qualcosa che garantisce che esisterà un bene pubblico, ok? E lavorare per assicurare l'esistenza di qualcosa, faccio l'esempio, nell'esempio dei genitori, è senso della responsabilità. La scelta del cooperatore è una scelta di fedeltà, perché nei giochi che abbiamo visto prima, quelli che abbiamo fatto nei grafici, il cooperatore, anche quando gli altri non pagano più, lui come un coglione, scusate, continua a pagare, ma non è un coglione, è una persona fedele. Allora, fedeltà, responsabilità e libertà sono 3 valori che possono aiutarci a spiegare in termini etici, non economici, il comportamento dei cooperatori, cioè di quelli che le tasse le pagano comunque. E se noi prendiamo questi 3 valori qua e li mettiamo all'interno di quello schema che abbiamo visto prima, nasce altro. Cioè voi, quando a un certo punto fate la lotta all'evasione, fondamentalmente da un lato scoprite gli scrocconi e dite va bene, li ha scoperti, quindi diventa rischioso non pagare le tasse. Però dall'altra parte dite che chi le paga le tasse va bene, ok? E quindi ecco che da questo, quindi la lotta all'evasione fiscale può anche essere un modo per rilanciare i valori di chi le tasse le paga, che non è normale. È giusto. Pagare le tasse non è normale, è giusto, non è bello, è giusto. Allora, se si dice che il comportamento, che la cooperazione è un comportamento che guarda l'interesse collettivo, ok? E se noi diciamo che i valori che sostengono questo, che spiegano questo strano comportamento, che è strano, attenzione, ok? Perché il cooperatore che paga sempre, non cambia idea, magari paga un po' meno, però paga sempre, sono la legalità, quindi devo pagare le tasse perché il gioco mi dice che devi pagare le tasse, ok? Libertà, responsabilità e fedeltà. Allora a questo punto, proprio perché noi abbiamo, come dire, sono valori per l'interesse collettivo, allora i beni pubblici diventano ciò che io devo tutelare e rispettare.
e pagare le tasse diventa, come dicevo prima, giusto, cioè diventa un dovere morale. E il furto non è la tassa, il furto è non pagare. Tra questo è, se volete, una struttura, un sistema di spiegare le cose che ho posto là. Ok? Chiudo solo dicendo che non solo la libertà, la responsabilità, il senso del dovere e la legalità sono a fondamento, quindi sono l'etica di chi paga le tasse. Chi paga le tasse non è che paga le tasse dei soldi, oppure paga le tasse perché è scemo, oppure paga le tasse perché non può, non è ancora riuscito a trovare il modo per pagare. Okay? Paga le tasse perché ha questi valori: responsabilità, libertà, senso del dovere e senso della legalità. Non solo questi sono dei principi etici, diciamo, che supportano il singolo che paga le tasse, ma sono e devono essere anche i principi etici organizzativi che spingono voi come comuni a contrastare l'evasione, perché di fatto quando si dice che il comune collabora, no, all'accertamento, quindi è una collaborazione con un altro ente, quindi di fatto la scelta, che poi è una scelta di cooperare con, di supportare l'Agenzia delle Entrate nel contrasto alla corruzione, è una scelta di cooperazione. Per cui io dico, fatelo perché il 100% degli introiti arrivano ai vostri comuni, ma fatelo perché siete dentro, perché volete dare il tempo, perché voi siete dei comuni, dei enti locali, che sono per la legalità, per la libertà, per la responsabilità e per la libertà. Questo per dirvi che, indipendentemente dagli obblighi normativi che tutti dobbiamo rispettare, soprattutto dal lato tecnico, se c'è un input forte da parte dell'amministrazione, si riesce a ottenere, essere tra virgolette più efficaci rispetto ad essere solo efficienti. Codicopsico ha fatto segnalazione per 2 milioni di maggiore imposta accertata. Abbiamo nel ottobre dell'anno scorso, per il riscosso 2013, avuto un ritorno di 115.000 euro. Che cosa l'amministrazione di Corsico ha voluto con questi 115.000 euro dare come segnale alla cittadinanza? Allora, ha individuato una serie di progetti su tre percorsi: uno, restituire alla, diciamo, alla collettività contribuendo a migliorare l'arredo pubblico, parte; l'altro, contribuendo allo stato congiunturale socio-economico per cui stiamo vivendo, e quindi dando a delle associazioni riconosciute, anche oratori, dei contributi, e l'altra parte invece intervenendo anche sul discorso dell'educazione, passando alla pedagogia, passando attraverso anche a ricostruzioni o azioni manutentive verso edifici scolastici. Questo proprio perché, rilacciandoci a quanto detto da Andrea, è proprio il senso nel dire, se tutti dovessero contribuire, tutti potrebbero beneficiare di molti più servizi pubblici. Controllo serve, e però il controllo non deve essere un controllo così. Dopo vi spiego perché, come si fa il controllo. Altra cosa, per quanto riguarda appunto il controllo che andrete a fare per l'evasione fiscale, attenzione, gli evasori totali sono nel commercio e nelle costruzioni. L'altra cosa, l'esterovestizione. Quando si parlava di personaggi residenti all'estero che si danno l'esterovestizione di immobili, di averi, eccetera, eccetera, e in che paesi principalmente si sono trovati i personaggi che hanno esterovestito società, eccetera, eccetera? Come vedete, il principale paese dove sono state fatte queste esterovestizioni è Lussemburgo. Quindi non è un paradiso fiscale, ma è un paese della Comunità Europea che sta alle leggi della Comunità Europea. L'altro paese è la Svizzera, dopo ci sono tutti gli altri, eccetera, eccetera. Però sappiate che le principali sono questi.
Non pensate che questo mondo che vi sto raccontando sia tanto distante da quello che magari vivete voi, perché anche a Corsico, anche in altri comuni limitrofi, si sono trovati tutti questi tipi di situazioni. Cioè, questo tipo di situazione in realtà è molto più diffuso di quanto non possiamo immaginare. E allora vediamo un attimino questo tipo di sensibilità che vogliamo dare. Perché le organizzazioni criminali e l'evasione fiscale, quindi il riciclaggio di denaro proveniente da un reato non colposo e l'evasione fiscale, hanno una convergenza? Uno, perché servono dei servizi per fare determinati tipi di evasioni. Per esempio, nelle truffe carosello io ho bisogno delle società cartiere, e le società cartiere me le mette a disposizione la malavita, che mi mette a disposizione anche la testa di legno che si deve prendere tutta la responsabilità. La cosa interessante è vedere, non sono stati presentati i dati del recupero dell'evasione fiscale da parte dei comuni. I cinque settori ve li ha già detti Casarini. Questi sono i numeri. Allora, che cosa noi andiamo a vedere principalmente da questi numeri? Uno, la tendenza dell'aumento del recupero. I comuni stanno imparando a recuperare e, come diceva Casarini, seminando, siccome non è un effetto immediato di causa-effetto subito, pian pianino stanno recuperando soldi, ma c'è un incremento di questo recupero dei soldi. Come vedete, Milano è in testa di serie, da 900.000 è passato a 1.600.000, eccetera, eccetera. Altra cosa che noi vediamo da questi dati, purtroppo, uno, che chi sta facendo la lotta al recupero dell'evasione fiscale sono principalmente comuni del nord Italia. L'altra cosa è che in fondo la percentuale su abitante è un po' poca, tranne alcuni casi, per esempio citiamo Formigine, che recupera quasi 15 o 14 euro per abitante, ed è un comune di 35.000 abitanti. Vi voglio raccontare un fatto che è successo a me, andando a spiegare a un piccolo comune fuori Milano, che naturalmente non vi dirò, di circa 20.000 abitanti, e il responsabile dei tributi risponde così a una domanda: ma che cosa avete fatto sul recupero dell'evasione? Magari questi dati li incrociate, potete trovare anche situazioni di anomalia rispetto all'infiltrazione criminale. Risponde così: ah sì, l'abbiamo fatto 2 anni fa, abbiamo compilato e inserito delle segnalazioni qualificate, ma non abbiamo saputo più niente, e poi non capivamo neanche bene cosa volessero queste persone. Ma quest'anno ci sono arrivate 100.000 euro di recupero, piovute giù dal cielo. E la cosa divertente è che è arrivato un signore, è venuto al nostro sportello e ha detto: beh, visto che sapevo che fate i controlli, mi voglio togliere il cuore, mi voglio togliere questa cosa che ho sullo stomaco, mi metto in regola. Altri 100.000 euro di tributi dati. Allora, su 20.000 abitanti, 200.000 euro, a casa mia fanno 10 euro a testa di recupero di evasione fiscale. 200.000 euro, visto che c'era il vice sindaco con me in questa riunione. E la domanda è: ma vi servono questi 200.000 euro o vi fanno schifo? E dice: si deve fare. E come se ci servono? Abbiamo fatto delle cose che non avremmo potuto fare. E che cosa può fare un comune, no? Alla fine il comune può fare tante cose. Uno può, appunto, qui stiamo parlando di segnalazione qualificata, una volta trovati i dati per poter fare una segnalazione di sottolineo qualificata, mandarli all'Agenzia delle Entrate. Dopo aver fatto giustamente l'accertamento. Perché? Perché ora che hanno esteso per altri 3 anni, il recupero dei soldi delle segnalazioni ritorna al 100%.